Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi voglio fare una cosa un po' diversa. Sono stato a Vicenza Oro, è la terza edizione in cui vado, ho sempre poi portato qui sul canale più appuntamenti, più pillole riguardanti appunto questa fiera. Questa volta però non ero solo, c'era anche l'amico Mattia Watchmaniac che ha realizzato due video sulla fiera. Perché due video? Adesso ve lo dico, oltre perché c'era tantissime cose da vedere, perché la fiera è divisa in due parti. Una parte riservata alle gioiellerie, sostanzialmente, che è Vicenza Oro, all'interno della quale si trova il padiglione Time, dove si trovano dei marchi. Alcuni ho avuto modo di incontrare io e Mattia no, quindi magari mi soffermerò un po' di più su quelli. E al piano superiore invece c'era V'O'Clock Privé, con degli appuntamenti con i marchi che erano o presenti come marchi sé stanti, come ad esempio Frédéric Constant, che era presente come marca, oppure c'erano i distributori, oppure c'erano le gioiellerie, come ad esempio la gioielleria Andrea Concato di Verona, che era presente con Gran Seiko, Nomos e Parmigiani. Quindi per questo ha diviso in due parti, la parte bassa e la parte alta. Cercherò di ripercorrere, perdonate gli appunti, però preferisco soffermarmi di più su certi momenti, poi in alcuni vi farò invece sentire la viva voce delle persone che ho intervistato. Partiamo da Time. Time ha uno spazio dedicato a chi magari sta cercando delle nuove gioiellerie con cui collaborare, e lì ho avuto modo di incontrare Venezianico, ad esempio, U-Bot, ZRC, Moulin Glashütte, Jungans, Herbelin e poi c'era tutta la parte invece dedicata a Watches of Italy, la fiera che quest'anno si terrà a Novi Ligure e che porta i microbrand italiani anche a Vicenza per dare l'opportunità quindi di accrescere il proprio operato sul territorio. Sto vedendo se mi sono perso qualcosa, no, mi sembra di no. U-Bot, vi faccio vedere qualche orologio, ma ancora più interessante, ho realizzato un'intervista con il fondatore, con Italo, e che vi farò vedere in un video dedicato perché lo merita, così come ho fatto con Lokman, che ha portato tante novità, tanti orologi che continuano a raccontarci anche questa voglia del marchio di andare verso l'alto, ma allo stesso tempo anche novità che permettono ad esempio a quello che è stato il decimo canto di diventare più accessibile con un movimento diverso dall'Oisa, che invece era montato sulla primissima edizione, anche con novità anche al quarzo ad esempio per le donne, quindi dove l'orologio diventa gioiello e si può ben considerare appunto come tale, avendo diamanti e messi sulla cassa, tra l'altro con un'altra eccellenza italiana, quindi sicuramente è un punto positivo. Ho visto e chiacchierato con ZRC, con Moulin Glashütte, con Jungans, e quindi per quanto riguarda questi tre brand che sono distribuiti in Italia tutti da Movitalia, mi taccio e vi faccio sentire quello che mi è stato detto dai distributori o ad esempio con ZRC direttamente dalla famiglia direttamente dalla famiglia fondatrice di ZRC. Se non sbaglio, ho parlato con George, che è il nipote, e questa sicuramente è una bella chicca. Siamo da ZRC, siamo qui con George del marchio. Thank you, George. Thank you, Pietro. Let's see some of the novelties of the brand, such as the limited edition that there is in front of me. What you can say about this novelty? This limited edition is made out of the new 1000 meter case equipped with the Sellita SW300, bearing 60 hours power reserve. And it has been developed to celebrate the lost submarine Phoenix from the French Navy back in 1939 in Vietnam. Oh, beautiful story. How many pieces are going to be? We will release 200 pieces. Okay. Let's jump to this, let me say, stunning watch. I saw it and this really beautiful, the dial. Also the use of this leather strap is beautiful. What you can tell me about this? This is the new edition bearing the MN64 line.
It's also equipped with the new 1000 meter case and the new Sellita. And this watch has it's focused on reproducing a dial that has decades of existence and featuring the tropicalized typical dial of old watches. It's a double finish dial with a faded shade from the center to the side and also a CD pattern to have a light play depending where the light source comes from. Really, really beautiful. It's something to show in life because it's really something different as this green dial that is another amazing color. Yeah, this dial is a mess to produce because we have three finishing on top of each other to have the capacity to have such a different fading of green. Depending where you look for, it change a it lot. Will have a almost black dial, yeah. But it can also be very light green, and it can be like emerald. So we have a sunray pattern together with a fading from the center to the side, and an iridization of the dial, which is like small particle of metal inside the paint. That's why it's so beautiful. Yeah, it's a little bit like modern car painting that will change color on the sun. Yeah. But that's almost an equivalent. Beautiful. And then one of the biggest novelties, the new line, the new case. Really, the shock new is the reborn of our very famous Securico dating back 1958. That are really, really beautiful. I saw. Thank you. This is an historical piece. It was developed by my grandfather back in 1958 and presented to the French Navy in 1959. It passed the requirement almost immediately and was displayed in the Navy from 1959 until 1964, when it was replaced after by the Grand Fond. So that's the very first watch is ever bearing a ZJC logo on the dial, which is our most historical piece and where all the story started from. It's really, really beautiful. Also, the bracelet that is very comfortable for... That's also a tribute to our original specialty because we were manufacturing expansion bands, and that's the exact replica of the expansion band we used to equip the watch with back in the 60s. And it was very, very complicated to remake because this kind of technology has almost been lost today. And people don't know, but it's far more complicated to produce than a normal stamp band, for instance, where you have only a few tools. Here you need to have springs, the hooks, the top shell, the bottom shell, and so many different tooling you need to develop. And the accuracy has to be hundreds of a millimeter to make sure it's expanding all the shells at the same time. So it's kind one of a kind. Yeah. For the fans of the brand, that was the product we were missing since the brand came imagine, back. So. I can imagine. This is the one with the normal, let me call bracelet. Yeah, that's a kind of that's a kind of an evolution that could have been made back in the 70s. Mm-hmm. So we had the ceramic on the bezel and the tropic, very typical tropic bracelet. Yeah. And it's a bit more modern in terms of look and a bit more chic because of the presence of the shiny ceramic. A very big crown that can be used also wearing gloves, for example. Yeah, that was the requirement of the Navy at the time. They require a huge crown to make it easier for the rewinding of the movement or the time setting. And then, last but not least, the bronze. Yeah, that's a limited edition bronze case and ceramic. It's limited to 200 pieces as well. Will be released in October. Okay. And this was just to please our fans because we don't make so much limited edition,
And this year we are celebrating the 120th anniversary of the company, 1904 to 2024. And I thought that was maybe a good idea to release few limited edition to celebrate the 120 years. Thank you, John. Allora, mulle glasute. Dai, Filippo, vediamo un pochino di orologi. Perfetto. Abbiamo la nuova linea sportivo di mulle glasute che si compone praticamente di tre pezzi. Abbiamo un GMT. Vediamolo subito. Si può avere sia col bracciale che col cinturino, poi abbiamo la versione col bracciale. Un bel bracciale, bello massiccio, bello strong. Esatto. Sappiamo che sono dei veri tool watch quelli realizzati da mulle glasute. Assolutamente. Calibro a vista e la sfera GMT che magari all'inizio a colpo d'occhio non si vede perché è quella qualcosa che permette di sapere a chi lo indossa che c'è, ma magari non disturba la vista. Assolutamente sì. Loro sono sempre molto discreti come look, diciamo molto teutonici, ecco, giustamente pratici. Poi proseguendo cosa? Proseguendo abbiamo il crono. La particolarità del crono e anche del solo tempo è di avere il quadrante con la pietra della Sassonia, quindi di Glasutte, diciamo. È un quadrante molto particolare, anche qui hanno fatto un lavoro molto bello sui dettagli del quadrante. È il movimento sempre a vista, anche questo si può avere col bracciale evidentemente oppure col cinturino in gomma così. Bello il cinturino, anche sì. Con questa texture che... Sì. Che richiama il colore poi del quadrante. Bellissimo. E poi veniamo in fondo all'ultimo pezzo che è il solo tempo, che sulla ghiera ha anche la bussola, quindi si può orientare al nord e poi diciamo queste, e poi ci si muove. Ci si muove, esatto. Questa linea qui è stata pensata proprio per chi vive un po' l'outdoor in modo un po' più sportivo, infatti da qui il nome. Anche qui pietra della Sassonia, dettaglio molto particolare e la cassa è un po' più fina come spessore rispetto alle precedenti. Giustamente un solo tempo, quindi c'è giustamente, sì. Un po' più di spazio. Molto molto bella, belli anche gli indici così applicati. Super Luminova, è molto molto luminoso. Insomma, qui non lo vediamo, però veramente i dettagli curatissimi anche in questo caso. Assolutamente sì. Grazie mille. Grazie a te. Eccoci di fronte al crono della collezione Milestone presentato quest'anno, Milestone Collection, questo Jungas Chronoscope presentato quest'anno a Monaco. Abbiamo una versione molto molto elegante rispetto anche a tutti i Chronoscope, che è il nome che viene dato per i crono. Questa è la versione più classica, più da The Rest Watch, ma adesso ne vedremo anche altre più moderne e sfaccettate. Milestone S Chronoscope, from last year, presentato l'anno scorso. Abbiamo davvero un cambio rispetto a quello che abbiamo visto prima, che era molto classico. Abbiamo un orologio che mantiene l'alta qualità, ma diventa molto più sportivo. Guardate ad esempio il cinturino in gomma, possiamo vedere anche qui una clasp molto più sportiveggiante, il cinturino che in questo caso va a coprire, non abbiamo buchi sulle anse perché va a essere inserito all'interno della stessa cassa, stesso movimento, vediamo sempre complicazioni, giorno e data, la corona in questo momento è estratta, ma è una corona avvitata con due bei pulsanti e finiture di cassa davvero di primissimo livello. Quindi a seguito del successo del crono appena visto, qui abbiamo una versione solo tempo, quindi un classico tre sfere, ore, minuti e secondi, molto sportivo, ma allo stesso tempo è un classico everyday watch, oserei dire, perché è sì sportivo, ma con quella eleganza che comunque Jungas riesce ad offrire sempre con i propri prodotti. Qua vediamo un fondello con viti, logo Jungas, Meister S. Ancora abbiamo qua in questo caso un cambio, abbiamo un bel cinturino con chiusura anche più rapida, molto molto ben realizzato, ancora con il logo, stessa idea della texture interna e sempre giorno e data, con questa parte di cassa che va a avvolgere la corona e che quindi permette anche di proteggerlo. Jungas ha realizzato le componentistiche per gli Zeppelin,
e considerate che quindi la storia di Jungens è sempre, da sempre, legata anche al mondo dell'aviazione, quindi quello dei pilot. E qui abbiamo una presentazione di un pilot, secondo me, splendido. Abbiamo sfere e indici ingialliti con questa colorazione molto bella e molto calda, il cinturino, guardate, in cuoio spettacolare, con la doppia impuntura, molto molto bello, davvero sempre calibri, ovviamente anche in questo caso cronografici, ma qua abbiamo una possibilità di avere una visione più semplice rispetto ai tre subcontatori che abbiamo visto prima, davvero molto ben realizzato. E abbiamo la secondina e i secondi, questa sfera invece crono, e qui ovviamente invece la parte dei minuti, sempre cronoscope. Guardate il dettaglio di questa lunetta, davvero spettacolare, beautiful. E poi passiamo un po' ai colori, nero, giallo, il contrasto è meraviglioso, davvero sono tutta questa linea di Jungens. Guardate ad esempio il fondello come è particolare, e anche, come dire, richiama un po' il mondo, se vogliamo, davvero dell'arte, che comunque Jungens sposa già nella realizzazione di certi modelli che secondo me sono davvero artistici. Il quadrante sembra quasi non avere il vetro, ma vi assicuro che c'è, vedete? Uno zaffiro con trattamento antiriflesso che sparisce, il contrasto è ottimo, la lettura è incredibile, sempre giorno e data, sempre cronoscope, davvero un bellissimo orologio. Poi ho avuto modo di vedere un po' di novità di Venezianico e devo dire, tra tutte ha colto la mia attenzione l'arsenale, il nuovo arsenale, cambiato completamente rispetto alla prima collezione, dove era un orologio importante, un bel tool watch da 42 mm, è diventato un orologio invece diciamo sportivo, elegante, che ricorda un po' Parmigiani Tonda Fleurier, che ricorda quindi l'alta orologeria, ma che ha un calibro Miota della serie 9, senza la parte dei secondi, molto molto sottile, sotto i 9 mm di spessore, è davvero una cosa molto interessante, la porterò sicuramente sul canale. Tre colorazioni iniziali, viola, blu e nero, e sicuramente molti di voi la apprezzeranno. Ho avuto modo anche di vedere altre chicche che però molti di voi hanno già visto. Per quanto riguarda il padiglione dei micro brand del Watches of Italy, ho avuto modo di parlare praticamente con tutti, dall'amico Pierpaolo di Ichnos, Chrono Venice, produttrice di orologi per terze parti, Kinzel, Exotime, un marchio che realizza delle casse 3D con stampa 3D, Vertigo, Out of Order con Riccardo Torrisi, e con anche una realtà che ha realizzato un sistema per fare sostanzialmente video e fotografie di orologi e gioielli, quindi dedicato al mondo della gioielleria, ancora una volta interessanti. E per quanto riguarda la maggior parte di questi, ancora una volta vi faccio sentire cosa hanno da dire loro direttamente. Sono con Pierpaolo, l'amico di Undersea Time e Ichnos, ovviamente. Ogni volta che ci vediamo qua è una festa, sempre. Queste sono occasioni che ci permettono finalmente di stare insieme. Esatto. E cosa vediamo oggi insieme, Pier? Cosa ci puoi raccontare della splendida gamma, di quello che vedremo prossimamente nel mondo Ichnos? Allora, l'evento di oggi, il Vicenza Oro, che per Ichnos è un evento nuovo, nel senso che noi non avevamo mai partecipato prima, è un evento di consolidamento nel quale l'azienda sta facendo vedere alla grande distribuzione, quindi alle gioiellerie e a eventuali partner di tutto il mondo, dei prodotti che fino a ieri erano a vantaggio esclusivo di noi appassionati, esatto, ma che in maniera sempre più importante vogliono strutturarsi anche in un mondo sempre più ampio. E come sta andando? Sta andando molto bene, si sono fermati soprattutto interlocutori esteri che hanno apprezzato la qualità del prodotto, scevri da condizionamenti e anzi aperti a nuovi marchi, perché molte gioiellerie in giro per il mondo stanno cercando proprio nuova linfa per alimentare un mercato che troppo spesso è asfittico e piatto nell'offerta.
è arrivato il momento di non limitarsi per molte marche a cambiare il colore del quadrante o aggiungere o togliere la data, ma a dare qualcosa di più. E qui oggi tra l'altro abbiamo la possibilità di vedere i cinturini Ignos, giusto? Un po' di novità, di bei colori. Di... I cinturini Ignos che abbiamo realizzato per il capotesta, più che altro per gli amici che l'hanno già comprato e che chiedevano cinturini da abbinare. Noi abbiamo un'azienda partner che ha sede a Porto San Giorgio e produce totalmente a Porto San Giorgio. Un giorno, se ti farà piacere, ti porterò a vederla perché è un'eccellenza mondiale, non immagini per quanti marchi molto importanti produca. E abbiamo realizzato dei colori che si abbinano perfettamente ai nostri Ignos capotesta. Come voi sapete, i colori sono molto particolari, le sfumature dei gradi sono molto particolari, abbiamo trovato dei punti di pelle che si abbinano perfettamente. Così adesso li vediamo da vicino. Eccoci, siamo allo stand di ExoTime. Buongiorno Riccardo. Ciao, buongiorno, buongiorno. Allora, a tutti. Vediamo un pochino questo che è il primo orologio realizzato con stampa 3D, giusto? Esattamente, in acciaio, stampato in 3D. Cosa ci puoi raccontare di bello sull'orologio? Ma diciamo che questa tecnologia ci permette di creare delle geometrie proprio particolari, sia sul lato cassa che poi diciamo anche di fronte dell'orologio si possono vedere diverse particolarità. Infatti da un lato abbiamo addirittura il nome che sembra quasi inserito all'interno del lato cassa. Oltre alla tecnologia di stampa 3D che ha una finitura grezza che si vede diciamo sullo sfondo dell'orologio, noi abbiamo deciso di lucidare manualmente le superfici più esterne. È molto particolare come cassa, anche perché ricordo che avevo visto qualcosina e adesso anche come colori eccetera, mi piace ad esempio qua che c'è il richiamo del quadrante. Insomma, c'è una bella evoluzione. Grazie. Il calibro all'interno che cos'è? È un Sellita SV200. Sì. Limited edition 100 pezzi? Giusto? Esatto, è una serie limitata di 100 pezzi e come detto prima sono configurabili con diversi abbinamenti, cinturino, pietre naturali intagliate a mano e colore del quadrante. Il prezzo al pubblico? Il prezzo al pubblico è di 2.497 euro. Molto bene, guardiamo anche quest'ultimo qua per vedere un po' di differenze cromatiche. Tra l'altro anche il packaging ha tutto un tema legato anche alla stampa 3D, quindi esattamente. Molto molto particolare, così vedono un po' le configurazioni. Sì. Grazie Riccardo. Grazie a te. Eccoci, siamo con Andrea Crognale del brand Vertigo. Buongiorno a tutti, grazie Pietro. Allora, cosa vediamo oggi di bello? Rivediamo un po' la bello, collezione. Di bello non lo so, dico la verità. Vabbè, gli orologi, di Vertigo. Esatto. Guarda, rispetto allo scorso anno, alla nostra partecipazione dello scorso anno a Vicenza Oro, è stato introdotto il Pilot One Full Loom. Bellissimo. A inizio anno, devo dire che ha avuto un grande successo. Ed è stato introdotto anche il Rimonta Blue Estoril, quindi un'altra colorazione rispetto alle tre che erano uscite come Vertigo Rimonta quando abbiamo lanciato il prodotto. Poi diciamo che c'è una collezione che si sta consolidando nel corso del tempo, ci sarà qualche modello che uscirà per discontinuità a breve e ti faccio un'anticipazione. Vai. In realtà stiamo lavorando a un GMT, finalmente un GMT bene. Che tra l'altro è una tipologia di orologio che mi piace particolarmente. Useremo per il GMT il 9075 di Miyota, quindi 69.000. Per dare comunque un prodotto di qualità e un prodotto real GMT, perché comunque il movimento consente veramente la funzione del GMT. Però questo lo vedremo i prototipi alla fine dell'anno, inizio 2025. Poi si sta lavorando anche un altro progetto più importante. Io lo conosco ma non posso dire. Tu lo conosci, il marchio è stato registrato qualche mese fa, al ritorno da Vicenza Oro acquisterò i movimenti per fare i prototipi. Parliamo di movimenti Sellita a carica manuale, quindi c'è un progetto che andrà parallelamente a Vertigo, che ormai si colloca su questa fascia di prezzo, e invece diciamo l'altro brand ha un po' la velleità di fare qualcosina di maggior qualità riconosciuta anche a livello internazionale con uno Swiss Made. Quindi questo è un po' quanto, non dico il nome del brand, vabbè, anche dai. Se registrato,
però bisogna aspettare qualche mese. Stay tuned su questi canali, poi Andrea ci dirà qualcosa di più prossimamente. Va bene, grazie. Grazie ancora Pietro, grazie a tutti. Eccoci, siamo con Riccardo di Autoworder. Ciao, ciao Riccardo. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Allora, cosa vediamo oggi di bello? Cosa ci fai vedere? Allora, c'è l'imbarazzo della scelta. Sì, veramente, quest'anno abbiamo lanciato un sacco di nuove collezioni o di restyling, quindi... Vediamo un pochino... Qua già mi colpisce, un bel GMT. Sì, automatico svizzero questo, con movimento Lander. Hai vedi che c'ho l'occhio, ho preso subito. Sì, hai preso quello che costa più di tutti. Hai visto l'occhio. Fa la stessa cosa mia moglie con le vetrine, le borse, le scarpe. Stessa cosa. Abbiamo tutti lo stesso problema, esatto. Penso. E questo appunto, dicevo, è un orologio, la nostra linea più alta, diciamo, in collezione. Si chiama 300, come i metri ai quali può essere immerso. E i quadranti ricordano i fondali marini ai quali ci siamo ispirati per creare questa capsule. L'abbiamo in blu, in nero, in verde, che ce l'abbiamo in vetrina ma lo vedremo più tardi, e due limited edition, il rosso rubino e l'arancio, creato in partnership con Fatma Al-Najjar, una notissima influencer araba, con il quale abbiamo lanciato questa edizione, insomma basata sulla linea più alta, proprio per affacciarci. Non è l'unica... Cazzo, l'avete fatta anche con la Barbara. Abbiamo fatto con Barbara Palumbo l'anno scorso, che è stata qui, tra l'altro, ieri. Ed era su. Se vede il nostro video la risaluto. Sì, la Scotch on the Rocks, che tra l'altro l'anno scorso è stata candidata a GPHG. E quest'anno la candidatura era su Dark Violet, esatto. Invece, che è questo orologio. Che fa parte della Shaker Automatic GMT Collection. Quindi la collezione automatica GMT, chiamiamola entry level per il movimento che monta, che è il Seikon H34A. Tu sai che questo per me è la vostra collezione più bella, perché grazie. La che mi piace di più. È diventata, diciamo, la più iconica forse, sì, del brand, sì, nell'ultimo anno e mezzo, dove ogni orologio è ispirato a un cocktail, perché dentro allo shaker appunto ci sta il cocktail. Questo nello specifico è il Dark Violet, movimento Seikon H34A, vetro rivestito zaffiro, come del resto la ghiera bidirezionale 60 click. Il quadrante nei cocktail shakerati è esattamente diviso a metà, con la parte superiore con delle bollicine stampate a 3D che simulano la schiumetta della parte superiore dei cocktail, mentre i miscelati, come in questo caso abbiamo il Bomba Blu, hanno un quadrante nuanced molto più omogeneo, diciamo, insomma non ha la spaccatura netta, no? A metà. Sì, sì. E ognuno di questi orologi, come dicevo, rappresenta un cocktail, anche se noi non lo scriviamo nell'orologio in sé. È proposto sia nella variante invecchiata, il nostro brevetto iconico, insomma, da dove siamo partiti nel 2013. Esatto. Nell'ultimo anno la grossa novità è che abbiamo tutte le nostre collezioni, le abbiamo splittate, come si suol dire, sia in chiave autoforder, quindi ultra distressed, che ultra brushed, quindi la lavorazione più classica, insomma, dell'acciaio, dove è spazzolata e polished eventualmente, quindi lucidata. Bene, grazie Riccardo. Tutto qui, insomma. Grazie, grazie mille. Un saluto e a presto. Una buona giornata. Ciao, a presto. Salendo, quindi in una parte distaccata, così come ho detto la prima volta, ragazzi, questo per me è un peccato, dovremmo mettere tutto insieme, dando la possibilità, magari per arrivare al padiglione Time, di far passare sia le gioiellerie, sia gli appassionati, dando la possibilità quindi di inglobare e dare anche un po' più di movimento, che sicuramente farebbe piacere a tutti gli espositori, che possono così incontrare sia la gioielleria ma magari anche l'appassionato. Questa è una cosa, secondo me, molto interessante, è un consiglio che continuo a dare alla fiera, perché secondo me è importante. Allora, entrando subito nella parte Vieux Clocs Privé, ho avuto modo di vedere una splendida novità di Zenith, una limited edition, che era un po' la chicca portata dal marchio, oltre ad altre referenze sicuramente molto belle, realizzata dall'artista Pantone, che ha realizzato questa edizione di Defy splendida, con tourbillon e con alcuni elementi, come ad esempio la presenza sulla cassa di alcune lettere incise che vanno a richiamare il nome dell'artista e anche l'edizione del Defy, la colorazione, la leggerezza di questo tourbillon, che offre anche la colorazione tipica appunto di Pantone, così come si trova anche sul quadrante. Questa è un'altra cosa meravigliosa, che lascio però
raccontare direttamente a Paolo, padron di Zenith Italia. Allora, ora vediamo da vicino lo Zenith Tourbillon Pantone, ed eccolo qua. Cangiante come pochi. Cosa ci puoi raccontare? Cosa c'è dietro la tecnologia di questo quadrante? Ci sono i codici delle opere d'arte di Felipe Pantone, che è uno degli street artist più in voga in questo momento. Il quadrante richiama quelli che sono, che richiama l'iridescenza delle opere di Felipe, che è ottenuto attraverso una lavorazione particolare di un quadrante in zaffiro specchiato, quindi la seconda parte della lavorazione è la specchiatura, e poi la colorazione che rende possibile l'iridescenza. E tutte le opere di Felipe hanno questo tipo di colorazione, sono delle opere dinamiche nella maggior parte dei casi, che, con le quali l'appassionato può giocare per tirar fuori tutti i colori dell'arcobaleno a seconda della posizione delle opere. Non è la prima volta, tra l'altro, che Zenith fa cose legate al mondo dell'arte, anche con la musica, quindi comunque... Innanzitutto, questo è giustissimo quello che dice, la collaborazione è arrivata al quarto anno, questo è il terzo anno, è la terza edizione del Felipe Pantone, un'edizione limitata, e per un tourbillon su base DeFi, che vediamo qui, e anche il ponte del tourbillon, che ha gli stessi stilemi utilizzati da Felipe Pantone nelle sue opere. Ovviamente questa caratteristica, in questo caso il tourbillon non è un semplice tourbillon, ma perché ingabbia il bilanciere ad altissima frequenza, alle 36.000 alternanze, che sono la caratteristica del primero. Quindi, come dicevo, è la terza edizione di un tourbillon Felipe Pantone, che davvero particolarmente riuscita, secondo me. Sì, anche perché di primo acchito sembra un classico quadrante, anche grigio, poi con i giochi di colore invece diventa sempre... E lo stesso gioco di colori lo troviamo sulla massa oscillante, dove il lavoro di brunitura ha permesso di ottenere gli stessi colori che poi troviamo nell'iridescenza che è sul quadrante. Bellissimo, davvero, grazie. Intercambiabilità di cinturino al bracciale, si evince anche da questo. Sì. Tra l'altro, che state rendendo compatibili su tantissimi... Su tutti i DeFi. Esatto, tutti così DeFi. Almeno uno può giocare con bracciali e cinturini diversi, bellissimo. Assolutamente. Grazie mille. Grazie a te. Ho avuto modo anche di parlare con Alpina, era presente il general manager di Alpina, marchio che arriva da settembre in Italia con gioiellerie selezionate, limitate, e sarà sicuramente un marchio che vedremo con piacere sul polso di tanti appassionati, perché andrà a infilarsi proprio nella fascia di prezzo tra 1.000 e 3.000 euro, con un'ottima storicità, più di 140 anni alle proprie spalle, insomma ne vedremo delle belle. Ok, siamo a Vicenza O'Clock Privé e abbiamo il piacere di essere qui con il presidente di Alpina, che parlerà in inglese, quindi so thanks for your time. No, it's almost everything is about time. Correct. And thanks for your time to talk about Alpina today. Yeah. Well, thank you. It's an honor to share some time of mine with you. Thank you. An honor to be here in Vicenza. It's a special moment as we're launching Alpina on the market Great. This month. Super exciting. We've been waiting for this moment for a long time, so I can't think of a better moment today to do it. So let's see some of the, best watches Alpina can share with us today. So yeah, so I'm super happy to share three pieces over here. Let's start with the Heritage. We actually launched this piece last week at Geneva Watch Days. So this is a heritage piece of Alpina. As you know, we're 141 years old. So we always get inspired by our history, our heritage. So you can see here a 38 millimeter watch that's inspired by a watch from the 1930s. It actually has an Art Deco dial with some Dauphine hands and a newly constructed case with a glass box crystal and a super nice vintage strap. I think it looks super nice. Yeah, the vibes are really vintage vibes.
but at the same time you can have the quality that you can have today. So it's amazing to find these kind of pieces for our customer and watch enthusiasts that like watches from the past, but at the same time they want to be sure to wear their watch without any doubt, without any issues from the movement and everything. So really, really beautiful. And then we can go with something, you know, more very contemporary. Yeah, exactly. So this is really the Alpina of today. So we still have the DNA, the original intention of the brand, which was to create strong, sturdy, resistant sports watches. But here with a more contemporary design. So this is the Extreme Case that we redesigned in 2022. And we're now coming with a 39 millimeter Alpiner Extreme with a skeleton dial and movement. I think it looks great. So it's a four-part case construction with manufacturing independently, with super nice finishing. So you can see a mix of satinated, polished, brushed sides. That helps also to be readable. Exactly, and you still manage, I find, to read it quite well, quite nicely. So that's the second launch that we made last week at Geneva Watch Days. Amazing. And last but not least, exactly. You know? So this is the Seastrong, so the diver's variation of the Extreme Case. So it's the same base case design, but with a ceramic bezel. So this is a time only and time and date with a 60-minute unidirectional revolving bezel in ceramic, satinated and polished numerals on a rubber strap with this orange color, which gives it really a nice and vibrant touch to it. Una vera novità di, ad esempio, sempre del gruppo Citizen, all'interno del quale è ormai dagli inizi del 2002, se ricordo bene, Alpina, con Frédéric Constant, che mi ha fatto vedere un tourbillon meraviglioso, secondo me una delle cose più belle, ma non solo, anche Ore del Mondo, Crono. Ragazzi, è davvero un marchio che mi piace tantissimo. E continuo a dire che il calendario perpetuo di Frédéric Constant, che attorno a 10.000 euro permette di avere una complicazione del genere, per me prima o poi entrerà nella mia collezione. Qui lo dico e qui lo confermo. C'era anche Nomos, come vi dicevo, è stata portata, così come Parmigiani Fleurieu, da Andrea Concato, che ha portato anche Gran Seco, e ho avuto modo anche di parlare con Andrea, che mi ha gentilmente anche dato le sue mani e la sua voce, ha prestato le sue mani e la sua voce per farmi vedere alcune chicche di Parmigiani, che sono sempre splendide da vedere. Parliamo davvero dell'altissima gioielleria. Pensate che ai prossimi Grand Prix della Rogerie, se non sbaglio, erano addirittura tre referenze candidate che sono in shortlist. Insomma, basta già solo questo per far capire come stia lavorando bene e come il pubblico, sia popolare, sia di esperti, se così possiamo dire, lo stia apprezzando davvero tantissimo. Ci siamo nello stand Parmigiani, che è tenuto dalla gioielleria Andrea Concato, concessionario di Parmigiani e tantissimi altri marchi. Ciao Andrea, titolare. Ciao a tutti. Andrea sarà anche così gentile da aiutarci a vedere un po' di pezzi e vedere un po' le complicazioni belle, eleganti, di alcuni dei Parmigiani che abbiamo qui vicino. Lo sviluppo del marchio comunque crea delle complicazioni anche nei solo tempo, un po' perché il Tonda monta un microrotore in platino, in oro, quindi con tecnologie avanzate nell'ambito meccanico, oppure nel Toric, nuovo arrivato, che ha un movimento con struttura totalmente in oro, quindi all'avanguardia su quello che è lo sviluppo meccanico attuale dei marchi di orologeria. Poi dal solo tempo alle varie complicazioni, quello che tu stai filmando è l'ultima versione del Tonda, che ha la ghiera in platino, microrotore in platino e questo quadrante rigorosamente senza data, perché è una referenza aggiuntiva, terra di Siena, che è questo pink rosa con queste sfumature un po' ambrate, diverse, con dei quadranti di finiture molto molto particolari. Bellissimo. È un'ora e minuti con il suo bracciale integrato. Io credo che il Tonda sia un orologio attualissimo, ma che ha spirito dei vecchi successi di Gerald Genta, piuttosto degli anni 70, dove l'orologio era di dimensioni un po' ridotte e dove il bracciale era un componente importante dell'orologeria. Questo è tutto in acciaio, come vedi. Poi questo quadrante esiste solo in acciaio e l'oro lo fanno sulla vecchia referenza con la data, come quello che vedi qua, e con un quadrante scuro. Quindi questo il modello nuovo esiste solo in acciaio. Poi passiamo a
delle altre complicazioni dal famoso GMT, che in questo caso lo vedi in oro, sempre con microrotore, sempre con movimenti Vogier, quindi meccanica totalmente in house. Vogier, per chi non lo sa o per chi lo sa, è una fabbrica che fa dei movimenti per Parmigiani o per altre marche, compreso Richard Mille, De Malpighe e tante altre, perché l'orologio è di altissima qualità con delle finiture veramente all'avanguardia. Poi passiamo al nuovo arrivato, che si chiama Torig. Il nome è storico per quello che riguarda Parmigiani, ma è nuova la concessione dell'orologio. Una cassa da 40, piccoli secondi alle ore 6, quindi secondi diretti. La versione è 40 perché il calibro porta questo tipo di dimensione e per permettere anche ai secondi di avere un equilibrio sul quadrante. Quadranti di colore stupendo, cassa in oro rosa, movimento in oro rosa, ma tutti i particolari che vengono portati su questo orologio, compreso il cinturino, sono molto innovativi. Doppio bariletto? Doppio bariletto, carica manuale, platina e struttura in oro, calibro visto e perfezionato da Michel Parmigiani, porta anche la firma sul calibro. Bellissimo. Questo orologio qua esiste in oro bianco, in questo momento non ce l'abbiamo, e poi esiste una versione crono rattrappante che ha ovviamente uno spessore diverso, coassiale con il pulsante di ritorno del rattrappante alle ore 3 e con un movimento, una gabbia in oro di altissima manifattura e rarità. Una meraviglia. Già colpo d'occhio si vede proprio la qualità, la... Si assapora tantissimo tutto il fascino, il trasporto della vecchia orologeria, no? Cioè Parmigiani è forte di un passato importante, faceva il restauratore per Patek e per chi aveva delle cose da restaurare, micromeccanica, e quindi lo riportano sull'orologeria di oggi, che ha un fascino e un risultato molto importante. Al polso hanno un equilibrio ottimale perché non sono 40, ormai è diventata una misura magari cioè la più, come si dice, commerciale, ma loro vestono piccolo perché l'orologio è strutturato ed è composto in vari strati, quindi sembra un po' più piccolo. Però se non ci facciamo un po' influenzare dal sapere la misura, lo mettiamo al polso, vediamo che è un equilibrio importante. Sì, si vede anche dalle anse ridotte, anche le anse ridotte, curve che così, sì, queste lancette che occupano tutto il quadrante, i tre contatori che hanno un equilibrio perfetto, non ce n'è uno più grande, più piccolo, più storto, più dritto, quindi hanno tutta la vecchia essenza dell'orologeria portata oggi, che abbiamo bisogno di avere qualcosa di genuino sia sulla meccanica che sulla struttura estetica. Loro si propongono molto molto bene su questo tipo di prodotto. Perfetto, grazie Andrea. A te, a voi. Ancora ho avuto modo di vedere Speakmarine, un marchio che ho già apprezzato diverse volte e che mi ha fatto vedere un orologio davvero fuori di testa. Un ripetizione ore e minuti, clamoroso, tutto a vista, cioè davvero qualcosa di incredibile che spero si riesca a sentire a dovere, vi assicuro che dal vivo era così. Vi faccio sentire come risuona. Scusa, fermati. E con questo, grazie di tuo. Leica, sappiamo, fa bellissime macchine fotografiche professionali, ma ragazzi, realizza anche degli ottimi orologi, ma proprio belli. Io vi posso assicurare che li ho sempre un po' snobbati. Li ho snobbati perché dicevo, vabbè, hanno fatto sempre le macchine fotografiche. In realtà ho scoperto che il fondatore aveva iniziato come orologiaio e poi da lì ha capito anche come poter miniaturizzare alcune componenti della macchina fotografica e riuscire quindi a rimpicciolirle rispetto alle primissime, che erano invece molto molto grandi. Quindi è quasi un richiamo al passato, e lo ha fatto Leica davvero dicendo la sua, con dei movimenti realizzati in esclusiva per loro, quindi non una vera e propria manifattura, ma sicuramente non calibri di fornitura, con realizzazioni di quadranti meravigliose, con bracciali clamorosi e con dei piccoli, diciamo così, richiami che si vedono sull'orologio
che vanno a ricordare proprio il mondo della macchina fotografica. Quindi anche questo, dei piccoli, chiamerei easter egg, che ho trovato davvero molto interessanti e deliziosi. Eccoci, siamo nello stand Leica, sempre Vicenza Oro, vediamo un po' di, per la prima volta sul canale, vediamo un po' di referenze di Leica. Allora, cosa abbiamo qui? Qua davanti abbiamo la collezione ZM1 e ZM2, una collezione realizzata in collaborazione con Lehmann Precision, una manifattura tedesca. Parliamo di un movimento meccanico a carica manuale, 60 ore di riserva. Bellissimo. Molto bello. Allora, la versione, esiste la versione solo tempo ed esiste la versione GMT. Questa è la versione GMT. Ci vuoi far vedere come funziona? Quali sono le caratteristiche fondamentali di questo orologio, a parte la versione, a parte il GMT, che è regolabile semplicemente ruotando la ghiera? Comodissimo. Di solito girano le sfere, qua invece... Invece qua gira tutta la ghiera. Una delle caratteristiche molto, molto interessanti e molto carine era la differenza di forma dei tre tasti, che oltre a un rimando di asimmetria che vuole essere qualcosa di diverso a livello di design, dà anche una riconoscibilità al buio. Quindi la riconoscibilità dei tasti in condizioni di bassa luminosità, e noi che siamo abituati a lavorare con la luce nel mondo della fotografia, certo, sappiamo quanto sia difficile lavorare con scarsa luminosità. Ecco. Un elemento molto interessante è la nostra corona, un sistema brevettato che non funziona come tutte le corone che si tirano, ma funziona a pressione. Quindi una corona a pressione che sblocca il movimento per poter regolare l'ora, e lo riblocca con un indicatore rosso-bianco che indica quando è bloccato e quando è sbloccato. La cosa carina, l'elemento carino della regolazione è che nel momento in cui si sblocca la regolazione dell'ora, si azzerano i secondi. Ok. Questo vuol dire che quando poi si fa ripartire l'ora una volta regolata, parte da zero, i secondi ripartono da zero, quindi c'è sempre una regolazione al secondo. Chiaro. Ve lo faccio rivedere così, ecco qua, azzerata, si regola e poi riparte. Perfetto. Alla sinistra, tra le ore 8 e le ore 9, potete vedere la riserva di carica, indicatore della riserva di carica. Non è un'indicazione a scalare come tutti gli orologi, ma è un altro richiamo al mondo della fotografia. È una tendina che si chiude come l'otturatore della fotocamera, quindi si chiude progressivamente da entrambi i lati fino a scomparire quando la riserva arriva a zero. Perfetto, grazie, bellissimo. Questa è la versione GMT. Esiste la versione... Voglio far rivedere un secondo il movimento. Okay. Quella che vede qui invece è la versione monochrome. Okay. La versione monochrome si chiama monochrome perché prende spunto proprio dalle nostre fotocamere. Esiste una versione della M, il modello di punta di Leica, che proprio per la sua capacità di scattare in bianco e nero si chiama monochrome. Okay. E abbiamo voluto fare una versione monochrome, stesso movimento, in questo caso solo tempo, piccoli secondi e datario. E dove stava? Cinturino a sgancio rapido, quindi intercambiabili. Da questa parte invece vediamo il modello ZM11. ZM11 è un modello, in questo caso vedi la versione in titanio, ultra leggera, cassa in titanio e bracciale in titanio. Questo si caratterizza per una struttura del quadrante che è realizzata in multistrato per garantire il colore cangiante. Bellissimo. Passa dal rosso al nero. In questo caso esiste una versione con colori diversi. Questo è un elemento, questo orologio è la versione Launch Edition, 250 pezzi al mondo. Bellissimo. Prezzo? I prezzi della collezione ZM11 variano dai 6 agli 8 mila euro.
conoscere anche. Altro elemento distintivo è il movimento. In questo caso abbiamo un movimento realizzato in collaborazione con Cronod, di manifattura svizzera. Possiamo vedere il meccanismo da dietro, che vi faccio vedere in maniera più semplice effettuando lo sgancio rapido con il tasto che si trova. Perfetto. Questo permette di sganciare rapidamente ed è un altro richiamo al mondo della fotografia, perché questo bottone ricorda il bottone di sgancio della lente della macchina fotografica. Bellissimo. Movimento meccanico a carica automatica, 60 ore di riserva. E anche qui lo possiamo riattaccare facilmente. Bellissimo anche il bracciale. Sì, un bracciale molto leggero, molto, molto comodo. Qua si riattacca così. Guardi, io te lo faccio volentieri, ma io ho finito talmente. Grazie mille. E le lascio magari quello. Eccoci qua, bei colori, davvero diversi dal solito. Cosa ci puoi raccontare? Allora, questa fa parte della linea Independence e sono i Wild One. Sono orologi super tecnologici, fatti di fibra di carbonio, titanio e Nortec, un materiale derivato dalla fibra di carbonio. Sono due modelli, uno è scheletrato e quindi è tra l'altro leggerissimo, pesa solo 78 grammi. E ci sono queste tre colorazioni particolari, l'azzurro, il turchese, è nato un anno fa e attualmente è il nostro best seller. E sono entrate in collezione adesso a Ginevra col Watch and Wonders le altre due colorazioni, Coral e Gecko, in omaggio al nostro ambassador e anche investitore di Norcane, Stan Wawrinka, il tennista che appunto ha indossato il Coral nei suoi percorsi sulla terra rossa e invece nei match a Wimbledon ha indossato il Gecko. Bellissimo, davvero molto belli, colorati. Devo dire che ad oggi, se io devo pensare a Norcane, penso proprio a questo orologio, quindi è insomma un bel. Beh, giustamente, perché è quello che ha aperto la strada. Esatto, loro ho avuto modo di parlare e vedere Villerbetta, che sappiamo sta facendo un rinnovo importante della propria, diciamo così, della propria storia, della propria direzione futura, con l'introduzione ad esempio all'interno dell'azienda di Beppe Ambrosini, storico manager del mondo dell'orologeria italiana, basti citare il suo ruolo ad esempio in Breitling, ma non solo, è davvero un uomo di spessore, e la sua introduzione proprio all'interno dell'azienda ci fa capire che non si scherza, ragazzi, e il Cronin in edizione limitata a 100 pezzi infatti è andato completamente sold out. E non giusto per dire ancora, Tutima, che finalmente viene distribuito anche in Italia, l'avevo visto quando ero andato a Watches and Wonders nella parte di fuori fiera all'Hotel Beau de Rivage, e ho riparlato con la proprietà, e devo dirvi, gli orologi che realizzano sono davvero splendidi, come il Crono, che è sicuramente la referenza che mi è piaciuta di più, perché unisce un certo interesse tecnico, a, secondo me, un gusto tedesco che a me piace, è proprio un orologio tedesco che a me piace e che ho trovato davvero molto interessante. Poi siamo qui da Tutima, una bellissima novità, perché Tutima adesso viene anche distribuito in Italia. In questo momento sono con il CEO del marchio, so the from now we are going to talk a little bit in English, so thank you for your time. So let's discuss. My pleasure, thank you having me. Let's discuss a little bit about this free reference that you choose. This is a GMT? No, it's not a GMT. Okay. I've picked it. It seems, but it's not. Okay. I've chosen this because of that watch, actually. Okay. This here we supply, or this style of watch we supply since 1980 to the German military pilots. Really beautiful. So very easy to read, clear, no reflection on the dial. Classic pilot style. Where yes, there have been requirements by the pilots, so no edges, no angles. Even the pushers are integrated in the case, screwed in crown, water resistant up to 300 meters, easy to read. Titanium? It's titanium. Okay. Has an inner iron case for the anti-magnetism, so it's protected against anti-magnetism.
pressure resistant up to 7G. Okay. So it's a real tool watch. But even more important to me is the movement, is the chrono function. As you can see, up here at 12 o'clock we have a 24-hour display. Yeah. At 9 o'clock, subdial small seconds. Yeah. Chronograph here in red is the 12-hour display. Okay. So, we start the chrono, the second hand is moving. Okay. But the one hand is remaining, which is the center stop minute. So, usually you have a small display for the minute counter, but here it's a large display, so the whole dial is the display for the minute. After 30 seconds, so which we will reach soon, you can see slowly the minute counter moving forward. Okay, yeah, can I see? So yeah. This is very important for the pilot, center stop minute, so it's easy to read. Very visible, the minutes and that is moving. So it's not like in some chronos you have a small display. Yeah. But here, the whole dial has the function of the minute counter display. Which is the movement inside it? Okay, it's the module is our in-house module. Okay. The movement is based on the 7750. Okay. Classic chrono. That's classic chrono, but the module we had to develop ourselves. Okay. Because 1980, when we started supplying the German military pilots, we used the Lamania movement. Okay. Lamania was sold, so yeah, there was no movement available. So we developed this kind of complication in-house. Very, very beautiful. And thank that's you. Why yeah. I have chosen also this chrono. Because at the first sight, it doesn't look like a chrono. No, exactly. I didn't see the pushers. Yeah, because exactly. They are so integrated. Yeah. Because it's based on that. Yeah. Here with the bezel, which turns in both directions because okay. It's a pilot watch. Yeah. So very solid. You can set the time. And again, the chrono function. So you have seconds, minute counter from the center, and the 12-hour display. So if you reset, oops, I didn't really get it. So okay. If you reset, it almost looks like a regular, normal three-hand, yeah. Or in that case, four-hand watch. But we have five hands. Very, very beautiful. The idea. Very light, yeah. Due to the titanium here, yeah. On the Kevlar strap with the folded buckle in titanium. Very beautiful. First thing that I see a chrono that doesn't seem like a chrono, but with some main reason that is important, yeah. And then we have a chrono. Yeah, and okay. Here we have the very traditional okay. Classic chrono, okay. Which we launched this year. But even here, you think it looks very normal. Okay. It is in function, but in a very high-tech material, which is the titanium grade 5. Okay. So very light. So all the advantages of titanium grade 2 even more, because titanium grade 5, as you can see, it looks like stainless steel, yeah. But it's more scratch resistant, and certainly because of the grade 5 you can polish it, yeah, yeah. So and can do a different finishing, really, really. And here beautiful. We have the regular chrono functions, date, minutes, hours. As we all know, typical pilot, classic traditional pushers. Very beautiful, thank you. Thank you. Great pleasure, thank you for having me. Poi c'era tutta la parte, diciamo così, dedicata al mondo più degli indipendenti, o comunque c'erano anche altri micro brand in quella sezione, come ad esempio Furlan Marri, che mi ha fatto vedere il disco volante, bellissimo, clamoroso. Prima o poi spero di portarlo qui sul canale, lavora davvero benissimo, con quel sapore vintage che tanti appassionati altrimenti dovrebbero ricercare in Patek Philippe da decine di migliaia di euro, invece Furlan Marri porta in auge sempre delle referenze molto molto interessanti. C'era ad esempio anche Yema, che avete già visto tante volte sul canale, indipendenti e chi più ne ha, più ne mette, insomma, ad esempio per quanto riguarda gli indipendenti, vi invito a guardare ed ascoltare le interviste fatte sul canale Tempo e Misura di Marco Beltrandi, che ha parlato con molti di loro. Come sapete, lui è un
grandissimo collezionista di indipendenti, proprio dagli albori, di quando questi grandi orologiai hanno deciso di staccarsi dalle maison per dire la loro, nell'orologeria in modo più, diciamo così, deciso, e quindi anche lui ha fatto un eccellente lavoro di racconto su questo. Io spero di avervi detto tutto, magari il video è stato un po' lungo, chi se ne frega, ho voluto mettere tutto insieme per farvi capire anche quanto ce n'era, sono stati 2 giorni molto pieni, per questo dico, se magari fosse stato anche a livello logistico tutti insieme sicuramente avrebbe aiutato. Io vi saluto, vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me, Facebook, Instagram, Telegram, gruppo Facebook dedicato alle offerte per gli orologi, TikTok e ovviamente il sito ghiera.it. Ciao ragazzi, alla prossima!